Benvenuti a tutti, cercherò di mettermi un po' più distante. Io mi chiamo Massimiliano, sono il nipote di Massimo Laporta e insieme ad altri componenti sono il responsabile della comunicazione, quindi mi occupo insieme a Gianni Petrizzo, poi Vito, non lo vedo più, Vito Rocco, dove sei? Vito Rocco è il responsabile del sito, ha realizzato il sito. E poi ci sono altre due ragazze che oggi non sono potute venire, una si occupa di giornalismo e l'altra si occupa di marketing dei social. Quindi insieme stiamo cercando di portare avanti la comunicazione per il programma Destinazione Europa. Oggi è una giornata importante, la prima giornata in cui ci incontriamo e soprattutto incontriamo una parte di voi, non tutti, una parte di voi per fare una piccola e breve conoscenza, una conoscenza reciproca tra voi e una conoscenza con voi. Cosa importante? Oggi affronteremo un tema, il tema principale è il programma Destinazione Agropoli. Ricordate, Destinazione Agropoli, questo è il nostro motto, questo è il nostro programma, questa è la nostra idea. Ci sarà una piccola scaletta, diciamo non durerà tantissimo, a breve passerò la parola al candidato a sindaco Massimo Laporta, successivamente ci sarà una piccola descrizione del sito che potete già vedere sulla Smart TV e successivamente ci saranno i referenti delle varie liste che diranno diciamo, la loro, diranno il loro punto di vista e infine ci sarà la relazione finale da parte del candidato a sindaco sul programma, sulla spiegazione del programma. Non vi voglio far perdere troppo tempo, passo subito la parola al candidato a sindaco Massimo Laporta. Grazie Massimiliano, buonasera a tutti, benvenuti. Prima di passare a illustrare un po' il progetto Destinazione Agropoli, voglio fare un saluto ai miei amici di sempre che con me mi accompagnano dalla prima ora, Maristella Bonore che è stata consigliere comunale nel primo triennio dell'amministrazione Coppola, poi Bruno Bufano che ha sostituito Maristella e gli amici che la rappresentano a Agropoli Puglia, mentre gli amici Gigi Rizzo che rappresenta Agropoli Puo e l'amico Gianni Petrizzo che rappresenta Agropoli Giovani. Sono le quattro liste che accompagnano la mia candidatura. Come dicevo, sono felicissimo di avervi qui, in questa casa, questa sarà la nostra casa, in cui noi dobbiamo costruire un nuovo vestito per la nostra città, un vestito che ci porterà a far diventare questa città non più un paese di provincia, ma una vera città europea. E con il nostro progetto Destinazione Agropoli noi partiremo per questo bellissimo viaggio. Voglio, prima di rappresentarvi il progetto, voglio che ci siano degli interventi degli amici, passo la parola a Gianni e poi ritorno io. Gianni. Grazie Massimo, buonasera a tutti voi. Sposto così posso muovermi. Sposto anche la cassa, quindi non rischiamo. Il nostro gruppo si chiama Agropoli Giovani, è rappresentato da persone che lavorano, studiano, da giovani. A un certo punto hanno deciso di cambiare rotta, quella che è la realtà di Agropoli. E quindi siamo contentissimi di aver accettato l'invito da parte del nostro candidato a sindaco di supportarlo. Noi lo faremo con grande spirito di umiltà, Massimo, perché crediamo molto in te. Quando ho conosciuto Massimo Laporta, la cosa che mi ha colpito è il suo grande senso di squadra, che per me è fondamentale. Massimo Laporta è una persona onesta, una persona che dà valore alle persone stesse, non considera le persone come pedine, come tante persone insomma fanno di noi, ma considera le persone come esseri umani. E questa
è una grande forza del nostro candidato a sindaco che, come diceva prima, ha realizzato un progetto Destinazione Agropoli che va in quella direzione di un turismo sostenibile, che è l'unica speranza che questa città ha per risollevarsi. Il turismo è la nostra fonte di ricchezza e Massimo ha puntato tutto sul turismo, trascinando poi tutta l'economia che di riflesso ne viene fuori. Agropoli purtroppo in 5 anni di amministrazione ha avuto seri problemi per incapacità di un sindaco che non è riuscito a creare produttività e una serie di consiglieri comunali che pensano soltanto ai loro interessi. Questo a noi non sta bene. Noi vogliamo una città assolutamente diversa e infatti nel programma Destinazione Agropoli ci sono tutti i dettagli di quella che sarà la nuova Agropoli. Possiamo raggiungere un grande risultato, ma questo lo possiamo fare soltanto se stiamo insieme, soltanto se voi ci darete una mano, perché appunto, come dice sempre Massimo Laporta, noi siamo una squadra. È con i valori di una squadra che gli obiettivi si riescono a raggiungere. Quindi io chiedo a voi tutti un grande sforzo per portare avanti questo messaggio di Massimo. Un grande sforzo affinché il 12 giugno noi riusciremo ad ottenere un grande risultato. Nell'occasione voglio ringraziare i componenti di Agropoli Giovani, Michela, Annalisa, Francesco, Benny e tutti gli altri che per un motivo o per un altro, insomma, non sono riusciti ad essere qui ma che ci sono vicini. E poi voglio ringraziare tutti gli altri delle liste che ormai sono amici, Agropoli Oltre, Agropoli Po, la lista Massimo Laporta Sindaco. Insieme noi, sono sicuro, riusciremo a fare un grande risultato, però dobbiamo crederci, perché solo credendo nelle nostre idee e nel nostro candidato al sindaco raggiungeremo la vittoria. Grazie. Buonasera a tutti, Luigi Rizzo, rappresento la lista Agropoli 1. Il gruppo solo 7 secondi per dirvi che la lista ha appoggiato questa coalizione partendo semplicemente dal fatto che insieme al candidato sindaco Massimo Laporta sono stati accettati i principali 4 punti cardine del nostro progetto. Siamo tutti a un tavolo, sono stati accettati a fine insieme al programma con una logica di civismo fuori dalle logiche di partito. Noi siamo una lista di persone, diciamo, la maggior parte che si affacciano la prima volta su una convenzione elettorale, quindi già il fatto che ci hanno messo la faccia, per noi hanno fatto il 90% di quello che è sufficiente una persona può fare. Quindi noi ci vogliamo la nostra campagna elettorale in totale tranquillità, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, una campagna elettorale educata, ci facciamo scivolare addosso qualsiasi eventuale attacco che poi in una campagna elettorale può avvenire. Quindi vi invito semplicemente a, tra virgolette, convincere le persone sul nostro programma. Cioè, voi dovete credere nei punti che noi abbiamo inserito in questo, gli obiettivi, perché noi non abbiamo l'esenzione della libertà, ma abbiamo inserito degli obiettivi da raggiungere insieme al programma del candidato al sindaco, che a sua volta è stato quel di più che una volta avendo avuto davanti, abbiamo visto che se entrava come conoscendo la persona nei minimi particolari, vi assicuro che, cioè addirittura è stato studiato proprio nei minimi particolari, quindi siamo sicuri che se riusciremo a far nominare Massimo Laporta candidato a essere sindaco e noi riusciremo ad amministrare questa città, abbiamo il connubio giusto fra competenza e nuove
persone che hanno voglia di lavorare in una squadra dove tutti possono dare la propria partecipazione in base alla propria competenza. Quindi io vi ringrazio e vi invito, vi ripeto ancora una volta, ad affrontare questa campagna elettorale in maniera tranquilla, rilassata, e quindi per anche far vivere una nuova esperienza che è sempre qualcosa di formativo per la propria persona. Grazie, buonasera. Grazie. Nella compagine della coalizione Coppola
è proprio perché io e loro e tanti altri amici non abbiamo più rivisto quelle che erano le condizioni iniziali di quella visione che noi abbiamo sempre tentato con il progetto Agropoli Oltre di dare un contributo a questa città. Una città, come dicevo prima, che è un paese di provincia e non è una vera città. E il nostro progetto è quello che grazie a voi, perché io vi voglio dire che da solo non vado da nessuna parte, io, si diceva prima, di un lavoro di squadra. Ecco, noi solo con una squadra che crediamo veramente nel portare avanti il progetto verso destinazione Agropoli possiamo dare valore a quello che stiamo mettendo in campo, se no altrimenti da solo io non ci riesco. Io ho bisogno di voi e vi chiedo veramente di crederci, perché è un progetto che è spendibile. Noi possiamo andare nelle famiglie e possiamo raccontarlo, perché è frutto di un'esperienza. Ecco, ritornando al percorso che Massimo La Volta ha fatto, è un percorso che da imprenditore con la passione della politica mi ha portato in prima persona a partecipare ad un'azione amministrativa che è partita 15 anni fa, un'azione che io umilmente ho deciso di fare in un percorso graduale, non in un percorso dove sono stato il primo eletto nel 2007 e potevo avere la seconda carica dietro Franco Alfieri che era il sindaco eletto. Non l'ho voluta, ho voluto rimanere nel Consiglio Comunale e fare un percorso di crescita, perché questa è la cosa più importante, lo dico ai ragazzi che sono presenti in sala. Fare dei percorsi abbreviati, poi credo che la vita non ci riserva quel risultato che ci crediamo che nell'immediato abbiamo raggiunto. Il percorso va fatto gradualmente e in politica in particolar modo. Io ho cercato di fare questo percorso militante, segretario di partito, prima eletto però ho deciso di rimanere nel Consiglio Comunale per fare la prima esperienza all'interno della macchina comunale. Poi il secondo mandato sono stato rieletto, sono stato il secondo eletto in assoluto e anche lì ho avuto la carica di assessore con varie deleghe ed è stata un'esperienza bellissima. Poi l'ultimo mandato, quello del 2017, dove si stava tanto entusiasmo, come diceva prima Maristella, per portare avanti il progetto di Agropoli Oltre con il resto della coalizione Coppola. Un progetto che già nel primo anno e mezzo abbiamo avuto un riscontro negativo. Non potevamo lasciare perché è arrivata la pandemia. Non potevamo lasciare perché avevamo i nostri elettori che ci avevano dato fiducia. E allora si è deciso di rimanere e soltanto nel novembre del 2021 gruppo, non era presente Maristella, ma ci stava presente l'assessore Mutare Passi che ha deciso di rimanere con la coalizione Coppola, avevamo comunicato al sindaco Coppola di lasciare l'amministrazione Coppola e l'intera coalizione. Il 30 di dicembre mi sono dimesso io e il consigliere Cofano si è posto all'opposizione insieme a me della coalizione Coppola, mentre l'assessore Mutare Passi ha deciso. In quel momento ci siamo rivisti, ci sono altri amici che stasera non sono qui, Marco Caldo, Donato Antemi, che per problemi personali non sono qui, e abbiamo deciso che cosa si doveva fare, quello di lasciare, e loro mi hanno chiesto di candidarmi al sindaco. Questo è un po' il percorso che ci siamo fatti in questi ultimi mesi e da quel momento, dal 30 di gennaio, c'è stato un duro lavoro. Il lavoro che a più mani ha portato una prima stesura del programma, perché prima Gigi giustamente indicava gli obiettivi. La cosa fondamentale che dobbiamo dire a tutti, il nostro programma è un programma dinamico e flessibile. Noi abbiamo bisogno del contributo di tutti. Infatti quando poi avremo modo di vedere il nostro sito che è stato fatto da tantissimi amici, l'ingegnere Vittorio Rocco che è stato poi colui che ha strutturato proprio il sito web. E vi racconterò un po' come l'abbiamo organizzato questo sito. Massimiliano poi mi dirai tu quando vogliamo far vedere agli amici. Okay. Allora partiamo con la descrizione del sito e Massimiliano
gli dà delle prime indicazioni e poi li torno io. Prego. Grazie Massimo. Allora io vi chiedo scusa, mi siederò, mi metterò qui dandomi un po' le spalle e cercherò di descrivervi brevemente il sito www.massimolaporta.it. Questo sito, Massimo già ringraziato l'ingegnere Rocco, è stato realizzato informaticamente dall'ingegnere Rocco ed è molto semplice. Contiene al suo interno l'intero programma Destinazione Europa. Per tutti voi rappresenta uno strumento utile sia di conoscenza vostra dell'intero programma, sia di veicolo del programma presso tutte le persone presso le quali voi vi rivolgerete. Quindi la cosa importante è partire dalla home page, quindi questa è la home page del sito. Vedete, ci sono dei menu a tendina, quindi home, storia, vita, news, progetti speciali e contattaci. La parte centrale della home parte immediatamente con un banner dinamico, destinazione Acropoli, e con le sue quattro liste. Questa è l'immagine di Massimo che sta proprio nella zona del porto, e scendendo ci sono le cinque azioni che poi successivamente descriverà lo stesso Massimo. Se vedete, queste cinque azioni sono linkabili, quindi si può cliccare su ognuna di queste azioni e si aprirà un'ulteriore pagina per verificare cosa c'è all'interno e cosa non c'è. Scendendo più in basso troviamo sempre le quattro liste ad oggi che sostengono Massimo Laporta. E qui all'interno abbiamo il programma Destinazione Acropoli. Questa è la parte più importante ed è la parte che vedremo subito dopo. Scendendo abbiamo le nostre liste. Qui è un lavoro che si sta realizzando, perché appena verranno ufficializzate le liste ci saranno i nominativi di tutti i candidati al Consiglio Comunale che sostengono il programma e la lista di Massimo Laporta, candidato a sindaco. Scendendo più in basso, proprio quello che diceva Massimo, noi stiamo costruendo un programma dinamico e flessibile, significa necessita ancora di contributi da parte della squadra, contributi da parte degli altri candidati al Consiglio Comunale. Prima alcuni ragazzi già mi lanciavano delle idee, io me le sono segnate perché poi le metteremo da parte. E quindi per dire che è un programma che accoglie, è un work in progress per essere più precisi. Scendendo più giù ci sono delle immagini e delle tematiche che sono anch'esse linkabili, quindi si può accedere, cliccare su ognuna di loro e vedere il contenuto di ognuna di loro. Ripeto, adesso non ve le spiegherò io, perché nel merito dopo Massimo vi spiegherà quali sono le azioni e soprattutto i progetti principali del programma. Scendendo più in basso, vedete, dobbiamo crederci, voi con noi e noi con voi. Idee e progetti, un contributo di tutti. All'interno di questa parte, di questa sezione, ci sono i contributi che fino ad oggi sono stati portati e che saranno portati da voi. Quindi questo format, questo contenitore, si riempirà sempre di più, perché l'idea di Massimo è quello di costruire insieme, non di costruire da soli. Ed è un leitmotiv questo, cioè una caratteristica di Massimo: la squadra prima di tutto e non il singolo davanti a tutti. Tornando sopra, entriamo nel nostro programma. Il nostro programma praticamente contiene l'intero programma Destinazione Acropoli, la nostra città, quindi Acropoli, l'identità, la mission, la vision di Acropoli, ma la cosa più importante, eccolo qua, è l'indice. Questo servirà a tutti voi per capire meglio il programma, per arricchirlo e per veicolarlo. Ricordatevi che la missione più importante da oggi in poi è saper diffondere
nel modo più giusto. E come diceva, voglio fare un plauso a Cigi, lui diceva in modo garbato, in modo educato. Come responsabile della comunicazione vi anticipo che non poteva essere che così, perché Massimo, la storia di Massimo e la storia del programma è una storia di educazione, di onestà, di garbatezza e di rispetto delle altrui opinioni. Quindi noi non ci scaglieremo mai contro gli altri, noi cercheremo nel nostro fare quotidiano di rispettare le opinioni altrui, perché la democrazia è democrazia in ogni aspetto, in ogni situazione. Proseguendo in questo indice, per ogni azione che poi successivamente descriverà Massimo, che sono custodire e poi le altre che dirà lui, ci sono i vari progetti. Quindi c'è il progetto ad esempio della protezione civile, il progetto dell'ospedale, il progetto della sicurezza all'interno della città e così via. Se vediamo seconda azione politica, valorizzare, allora vedremo porto turistico, Poseidonia spiaggiata con un'idea particolarissima di riutilizzo, di riciclo, di riuso della Poseidonia. Molto più bravo a descriverlo sarà Massimo sicuramente. Il piano commerciale e via dicendo, sono delle varie progettualità. Tornando più sopra, la parte più importante, eccola qua, i progetti speciali, sono 5 progetti speciali, voi vedete i dati, successivamente verranno spiegati direttamente da Massimo Laporta. Adesso voglio, in poche parole, dirvi una cosa, mi alzo. Allora, anticipato ad alcuni candidati, che stiamo per formare il gruppo WhatsApp dei candidati. In questo gruppo noi veicoleremo tutte le informazioni più importanti che voi dovrete poi veicolare ai vostri, diciamo, ai vostri elettori, ai vostri parenti, ai vostri amici. Inseriremo anche un decalogo, il decalogo del buon candidato. Sono piccole regole di comunicazione che ci aiuteranno nella nostra campagna elettorale. Vi anticipiamo, piena libertà di ognuno di noi, di voi. Sappiate soltanto che ci sono delle piccole linee guida. Ad esempio, una delle linee guida che abbiamo sviluppato con Massimo, che in realtà è stata una sua volontà forte, precisa, è campagna elettorale green, perché abbiamo una visione verde, una visione di qualità della vita, una visione in cui la carta da buttare non ci deve essere. Sai che io l'ho messa più fuori? Un attimo che le togliamo subito. Prego. Le togliamo subito. Ho fatto 3 giri per trovare qualche cosa giusta. Io l'ho messo qua. Così lo prendo. Ora qua, questa è l'esperienza che insegniamo prima a mio nipote. Quando mio nipote mi ha detto devo mettere le sedie, ho detto dove le mettiamo, perché sicuramente ci sarebbe, ecco l'esperienza, l'esperienza serve, ricorda. Quindi in pratica, giusto per ritornare a noi, il decalogo del buon candidato fa proprio riferimento a questo, cercare di mantenere sempre un'attenzione agli altri, un'attenzione all'ascolto, anche questo è un caso di attenzione all'ascolto, e soprattutto quando ci sono, capiterà durante la campagna elettorale di avere attacchi, di avere invettive, noi dobbiamo mantenere sempre la calma, e in questo decalogo si invita tutti voi a rispondere sempre in modo moderato. Non arrabbiamoci se gli altri ci attaccano, cerchiamo. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto Gigi, perché ha detto un concetto importante per la squadra. Nella peggiore delle ipotesi non rispondo. Nella peggiore delle ipotesi, bravissimo Gigi, nella peggiore delle ipotesi non si risponde, perché mantenere la calma e essere moderati vuol dire che non vogliamo per forza convincere gli altri delle nostre idee,
noi vogliamo promuovere le nostre idee nel rispetto delle idee altrui. Quindi questo è un messaggio importantissimo. Ultima cosa, i social. Allora, chiedo a tutti voi di essere più attenti ai social, di essere più attenti all'indirizzo della pagina Facebook di Massimo Laporte. Utilizzate like, andate anche sulla pagina Instagram e mi raccomando, cercate di veicolare tutte le informazioni attraverso i vostri social, perché oggi i social sono uno strumento di comunicazione importantissimo. Green e social vanno di pari passo. Più utilizziamo i social, meno utilizziamo il cartaceo, e poi la maggior parte delle informazioni oggi passano attraverso i social. Per cui, se non avete la pagina Facebook, realizzate la pagina Facebook. Se avete la pagina Facebook, iniziate a mandare richieste di amicizia o inviti ai vostri amici di andare sulla pagina Facebook di Massimo Laporta, di andare sulla pagina Instagram di Massimo Laporta, su LinkedIn. Poi sul gruppo vi manderò tutte le informazioni del caso. Ma è importante oggi per voi e per i vostri amici, per i vostri parenti, iniziare a mettere like sulla sui post di Massimo Laporta. È importante, ve lo chiedo, perché veramente la campagna elettorale si farà argomento e tra le tante informazioni dovranno passare anche le nostre informazioni, e uno dei canali privilegiati saranno i social. Quindi essere garbati, essere moderati, essere educati, ma non vuol dire non riscaldarsi, non essere, non utilizzare il cuore, perché il cuore va sempre utilizzato. La passione è l'anima forse della politica. Massimo mi insegna, io sono al di fuori di questo mondo, mi occupo solo di comunicazione, lo volevo precisare perché era opportuno farlo. Quindi sono stato contentissimo che prima ho incontrato dei ragazzi che hanno dato già subito dei suggerimenti con una certa attenzione, pacatezza e moderazione. Per cui adesso lascio la parola al leader, al diciamo, candidato a sindaco di una squadra, e lui mi diceva sempre: guarda che io non sono un leader, ma faccio parte di una squadra, mi sento più un capitano, perché in questa squadra tutti siamo parte di una squadra e siamo importanti, tanto l'ultimo quanto il primo, per cui non esiste né l'ultimo né il primo. Io voglio capitanare questa squadra e con questa squadra voglio raggiungere una meta. Sapete qual è la meta? Destinazione Europa. Massimo. Grazie, poi ci vediamo. Ci vediamo un po' per dare il nome. Buonasera a tutti. Lo vuoi ricordare, sì, sì, perché voglio agganciarmi alle tue parole proprio per gli ultimi. Questa è una cosa importante che vi voglio dare come mio pensiero, perché è fondamentale. Uno dei motivi che io nell'amministrazione precedente ho avuto sempre un punto critico è che durante queste occasioni, ecco, la preparazione di una campagna elettorale, chiedere a una persona di ricandidare, quando poi gli esperti sanno bene che di tutti i componenti che fanno parte della lista non sono poi coloro che vengono eletti con un metodo che si chiama metodo DONT, che dà poi l'attribuzione alla lista dei seggi. Allora, gli ultimi, ritornando sempre agli ultimi, io ho cercato sempre di rappresentarli, perché ritengo che chiunque partecipa al progetto deve essere rispettato. L'amministrazione corporano, devo dire purtroppo, si dimentica degli ultimi, si dimentica già nel sociale, poi avremo modo di parlarne già lì. Ma la cosa più grave è di dimenticare le persone che hanno avuto diciamo, il coraggio, l'umiltà di mettersi in competizione sapendo poi di non essere eletti.
queste persone per me sono fondamentali, le ho sempre ripeto, ma non lo dico perché oggi mi devo prendere questo bravo, però è fondamentale che dovete sapere che per me gli ultimi saranno i primi. E passiamo a destinazione Agropoli. Destinazione Agropoli, la parola dice che cosa significa destinazione Agropoli? Sostanzialmente destinazione Agropoli significa dare la possibilità ai nostri figli, a noi stessi e tutti coloro che scelgono Agropoli quale meta delle proprie vacanze di viverla tutta la vita. Una parola semplice, una parola che dice tutto, viverla tutta la vita significa che qualsiasi progetto che si fa in una famiglia, in una coppia, si decide di vivere questa città e noi partiamo con questi presupposti, di far vivere questa città tutta la vita. E scorrendo vi faccio vedere subito quali sono le azioni che per me e per la squadra che ha dato il contributo iniziale e vi ripeto ci deve essere anche il posto. È fondamentale che voi partecipate a completare il programma elettorale. Questo è un programma elettorale, poi diventa un programma amministrativo se abbiamo il piacere e la fortuna di raggiungere la meta. La meta come destinazione agronoma, la meta è quella di arrivare sul comune. E le cinque azioni, come rappresentava prima Massimiliano, sono fondamentali per la riuscita del progetto. E sono custodire, valorizzare, conoscere, frequentare e vivere. Eccole qua. Sono cinque azioni che noi sviluppiamo ognuna di esse. Custodire che cosa significa? Prendersi cura della città nella sua interezza. Per noi è fondamentale avere cura della nostra città e per chi vi parla tante volte si è battuto perché la sicurezza, renderla sicura, è un punto fondamentale. Io mi sono ritrovato in alcune riunioni che mi hanno lasciato proprio basito. Ci sono stati dei furti in alcune località della città, nelle frazioni dei fondi Madonna del Carmine e Trascinelle. Il sindaco accoglieva i cittadini che giustamente impauriti, dice ma come dobbiamo fare? E il sindaco li guardava e non riusciva a dare una soluzione. Per noi è fondamentale invece perché sul progetto custodire, in particolar modo renderla più sicura, noi abbiamo sviluppato già un progetto che la mia esperienza ha portato sul tavolo del programma, quella di implementare la videosorveglianza. Noi oggi, grazie alle tecnologie, possiamo incidere velocemente sulla risoluzione del problema, invece lì si parlava di fare le ronde e poi le ronde che doveva fare il cittadino. Ritorniamo poi sempre alla palla al cittadino e non prendersi le responsabilità o pianificare o fare qualche festicciolo in meno e creare poi i presupposti di sicurezza che sono quelli poi fondamentali perché poi la sicurezza abbraccia a 360 gradi tutti noi, ci sono vari temi di sicurezza, poi avremo modo di raccontare la sicurezza urbana che è quella un po' più comune, noi abbiamo i nostri figli che vivono al centro della città e vengono molestati, gli viene richiesto da qualche altro ragazzo e lì poi c'è un processo di integrazione che appartiene a una famiglia comunitaria o a questa comunitaria, dice dammi dei soldi. Allora tutto questo, il ruolo del comune è fondamentale, il sindaco deve prendersi questa responsabilità. Infatti nel progetto custodire uno dei primi punti è quello che subito di istituire il patto con lo Stato, che è una norma che lo prevede già una legge dello Stato, e il nostro sindaco più volte invitato da me dice no, ma io che devo fare? No, ma devi incidere sulla sicurezza urbana. Il consiglio comunale ha fatto vari interventi e mi guardava e dice no, non ti preoccupare, perciò non lo si dimenticava. Ecco, queste sono una delle tante ragioni che mi hanno portato a scegliere insieme ai miei amici Bruno e Maristella di lasciare questa amministrazione. Come vi dicevo, ci sono tanti punti che noi toccheremo sulla prima azione, custodire,
promuove lo sviluppo delle periferie, è fondamentale per noi che le periferie non vengano lasciate a se stessi, in particolar modo con il trasporto urbano. Questo è un punto fondamentale per noi. Non è possibile oggi fare investimenti di decine e decine di migliaia di euro e poi ci dimentichiamo che le periferie oggi abbiamo problemi sul trasporto scolastico, ma è un problema anche per le stesse attività produttive. Noi parliamo di turismo e poi abbiamo dei B&B dislocati nelle periferie e ci ritroviamo che non c'è un trasporto urbano. Che assurdo. Questo lo dobbiamo far capire ai cittadini. Noi saranno i primi punti sul progetto costruire, i nostri primi punti saranno messi, queste azioni qua saranno subito nell'agenda dei primi giorni, sicuro. Saranno altre cose che noi ci battiamo da sempre, quello del decoro urbano, quello di prevenire ogni forma di degrado e di abbandono, cioè queste sono delle aree che si lasciano in uno stato di abbandono dove poi si annida quella micro delinquenza che trova il suo habitat. E lì noi andremo a fare un lavoro sia di videotelecamere sia di monitorare e non far sì che quella zona rimanga in uno stato di degrado. Andiamo avanti. I progetti di vita lavoro prima, renderla sicura, poi un altro progetto fondamentale, seppur io l'ho detto già in un'intervista con Gianni, il nostro ospedale, si parla tanto del nostro ospedale, la competenza dell'ente comunale è limitata, però è chiaro che se noi abbiamo la fortuna di avere il sindaco di Agropi tra i 5 sindaci che partecipa al tavolo tecnico con il direttore generale dell'ASL Salerno, non riesce a incidere sull'ospedale, significa che qualcosa manca nel sindaco, perché non è possibile. Con gli amici Gianni e Raffaella, che ringrazio Raffaella che si impegna tantissimo in questa problematica, che riteniamo che sia una delle problematiche che questa città non riesce a risolvere, quella di far ripartire un ospedale che già per miracolo nel lontano 2004 è riuscito a partire, poi una sprovveduta scelta politica dell'ex presidente della Giunta Regionale di Campania, Stefano Caldoro, ci ha chiuso l'ospedale e oggi ci ritroviamo a far ripartire questo ospedale con grande difficoltà, però ce la metteremo tutta, questo lo dovete dire ai cittadini, seppur non è una competenza del sindaco, quale diciamo, scelta che il Consiglio o la Giunta Comunale può decidere di chiudere o aprire l'ospedale, però il sindaco deve attivarsi e oggi ci sono tutte le condizioni, grazie anche all'ospedale Covid. Noi siamo stati tra i promotori, personalmente io mi sono battuto affinché l'ospedale diventasse ospedale Covid. Oggi lo teniamo in piena attività, ci sono anche degli interventi fatti a delle persone nella sala operatoria malate di Covid. Ci sono tutte le condizioni per far rimanere aperto l'ospedale e di avere quel benedetto pronto soccorso attivo. Valorizzare, la seconda azione delle cinque, per noi valorizzare significa dare valore alle nostre risorse. E qual è la nostra prima risorsa? È il mare. Noi potenzialmente questa risorsa la sfruttiamo al 30%. Il nostro progetto la deve sfruttare al 100%, perché il mare è un qualcosa che non hanno tutti, seppur la nostra nazione è bagnata con 8.000 km di coste, però i nostri mari in particolare, che sono dei mari che, viva Dio, ci invidia tutto il mondo, perché abbiamo un'eccellenza che è la qualità delle acque. Purtroppo poi nei servizi siamo forse gli ultimi, perché noi proprio i servizi, ritornando a quel trasporto, non riusciamo a veicolare i turisti che scelgono Agropoli per le proprie vacanze e portarle sulle nostre spiagge. Abbiamo ancora la difficoltà di parcheggi, c'è tutto un lavoro da fare. Abbiamo il nostro patrimonio naturalistico, storico-culturale e anche lì ci immaginiamo il castello e poi troviamo persone che per raggiungere il castello diventa missione impossibile. Noi abbiamo pianificato, un altro punto importante è il commercio. Non è possibile avere un commercio disordinato. Quindi chi arriva prima
niente tenta. Seppur le norme ci impedisce, diciamo, un'azione incisiva che è quella della Bersani, che ha un po' liberalizzato il commercio, noi ripartiremo innanzitutto nel fare un piano commerciale, perché non è possibile avere nel centro della città, con questo Garibaldi, con gli amici che passeggiamo di sera il corso, 8 attività stimate, io li rispetto, vanno integrate, però non esiste avere 8 attività di pakistani e indiani, devono essere dislocate in un altro modo, perché il centro della città deve essere il nostro salotto, deve essere il nostro biglietto da visita e non può esserci quel tipo di offerta. Se vogliamo parlare di turismo, come si parlava prima, il nostro turismo non sarà limitato a un turismo balneare, noi faremo un turismo integrato grazie proprio alle nostre potenzialità, e torniamo sempre a dare valore al mare, al fiume, al patrimonio naturalistico. Noi abbiamo l'oasi di Trentova Tresino, dove noi come gruppo Agroglotto abbiamo tentato sempre di incidere e di far funzionare quell'area. Proprio all'indomani della pandemia abbiamo fatto una riunione, io incidevo per dire cerchiamo di prendere quegli spazi e dare la possibilità alle famiglie di vivere quei luoghi, e si ritornava sempre a creare ostruzionismo all'interno della maggioranza, qualcosa di assurdo. Però oggi, come diceva Massimiliano, il progetto è green, è verde, ci crediamo e noi riteniamo fondamentale il percorso naturalistico con poi il percorso enogastronomico che il mondo ci invidia e noi continuiamo a non saperlo valorizzare. E qui poi ne parleremo quando vi parlerò dei progetti speciali, perché si sta in un progetto ambizioso anche lì. Si diceva prima dei progetti, nel sito troverete il porto turistico che è il nostro grande attrattore, ha delle grandissime potenzialità. Io ho fatto l'assessore Porto De Manio e ho avuto il piacere di capire le vere problematiche del porto. Noi diremo ai cittadini che la sinergia pubblico-privato può far decollare il porto, così scopriamo subito che qualcuno può immaginare che il porto deve essere gestito solo dal comune, no? Il comune deve avere un'azione sul porto, quella dell'indirizzo e del controllo, cioè noi dobbiamo pianificare. Quando aprirete il progetto porto troverete che innanzitutto noi andiamo a fare una pianificazione puntuale sul porto, diremo quello che si va a fare, ma nello stesso tempo lo vogliamo fare con i privati. In queste ore, in questi giorni ci sta il sindaco Coppoli con il suo mentore Alfieri, che sono già andate dai gondolisti a raccontare che Massimo Laporta li vuole buttare fuori. Ecco, ve lo dico perché è importante che cominciate a parlare con loro, se avete modo. Noi non buttiamo fuori nessuno, noi vogliamo però qualità, perché il porto deve offrire servizi di qualità se vogliamo attrarre quel turismo nautico che in altre località diventa poi un punto di forza. Il grande attrattore che il porto è, si deve far diventare tale se si offrono i servizi. Se poi ci chiudiamo a far ormeggiare l'imbarcazione, arriva il diportista e rimane a terra, ritorniamo sempre a quei famosi trasporti. Noi non abbiamo un collegamento porto con il centro cittadino e con tutte, diciamo, le nostre bellezze. Si arriva lì, dice dove devo andare? E siamo sempre pronti a capo. Anche lì avevo fatto un progetto bellissimo del Fronte Mare, dove ci stavano una serie di servizi, naufragato, non era possibile realizzarlo, va bene, lo faremo noi. Il piano commerciale che ne ho parlato, il lungomare San Marco, che è un altro punto di forza della città, è il nostro biglietto da visita di chi viene da nord ed entra in città. Noi cambieremo look al lungomare, ma daremo la vivibilità che oggi vedere attraversare bambini durante il periodo estivo senza una regola, con le macchine che sfrecciano, vi posso garantire che lì c'è un miracolo, che ancora non abbiamo beccato qualche morto. Qualche incidente sì, però già siamo fortunati come città a non annoverare morti di persone che vengono a villeggiare da noi a fare vacanza e poi avere questi bambini che attraversano. E lì va regolamentato tutto, ci sarà un nuovo look del lungomare con una pista ciclabile,
si parla tanto della Posidonia spiaggiata, questo è un punto caldo che questa città è da anni che non riesce a venirne fuori. Il problema che c'è stato già quando io facevo l'assessore, ed è un problema del tutto naturale, cominciamo a chiarire subito questo, questo è un problema che Madre Natura ci ha dato la fortuna di avere su una parte del nostro litorale, in particolar modo sulla zona dietro al porto, San Francesco, sino a Tresino, la fortuna è che ci sta la Posidonia oceanica. Questa è una pianta stupenda, è una pianta che dà la possibilità di ossigenare le nostre acque e grazie a questa pianta noi abbiamo un mare eccellente, questo è importante che lo si sappia. Poi come tutte le piante hanno una loro vita, quando ci sono i movimenti ondosi riceviamo questa Posidonia che muore in acqua, la riceviamo sulle nostre spiagge ed è qui viene fuori la Posidonia spiaggiata. La gestione della Posidonia spiaggiata, gli studi sono stati fatti dal Ministero dell'Ambiente, dall'ISPRA, dove dice, attesta, la Posidonia spiaggiata deve rimanere sulla battigia perché funge da un processo di antierosione della costa, perché noi le nostre coste sempre di più vengono con i modi ondosi, vengono erose e la Posidonia funge da protezione delle nostre coste. Allora dobbiamo sapere, dobbiamo raccontare a tutti che la Posidonia deve rimanere sui nostri litorali, però quando siamo prossimi alla stagione estiva, periodo della balneazione, a non tutti piace. Ci sono racconti dove i nostri conoscenti ci raccontano che è stata sempre giù al porto, della spiaggia della Marina in particolare, mentre cosa ben diversa sul problema di Tazzurro. Il Tazzurro c'è sempre stato, però oggi noi abbiamo avuto la responsabilità, e io ne prendo anch'io quota parte, seppur poi questa è una cosa che vi voglio dire, che dovete raccontare se qualcuno dice la porta è stata uno dei responsabili del problema di Tazzurro della Posidonia. È vero, io ho partecipato all'amministrazione Alfieri dove c'è stato questo progetto di creare questo braccio che nel 2007 si era pensato a fare un piccolo porticciolo, ma subito a fine 2007, perché noi siamo stati eletti a maggio del 2007, a fine maggio già si era deciso di non andare avanti con il porticciolo, però quel progetto che rappresenta oggi lo stato di fatto, quel braccio che entrava già nel progetto del porto, i progettisti hanno ritenuto opportuno rimanerlo, però non hanno considerato che ha fatto da anti-erosione, perché chi si ricorda che Tazzurro 10 anni fa non esisteva più spiaggia, era un processo erosivo spaventoso, però quel braccio, come ha trattenuto la sabbia, ha creato tanta spiaggia, ha intrappolato anche la Posidonia, non è venuta fuori quella Posidonia che in un modo del tutto naturale, con un gioco di correnti, come arrivava poi in alcuni periodi dell'anno se la riprendeva, con questo braccio è rimasta intrappolata ed è venuto fuori questo tra virgolette disastro che nella mia gestione di assessore sono riuscito a contenere un po' con l'esperienza che vi raccontavo prima da imprenditore, con molta semplicità quando io ravvisavo le condizioni, anche le condizioni del mare mosso, la facevo riportare in mare, si operavano una serie di operazioni affinché i costi si abbattevano, perché uno dei grandi problemi per rimuovere la Posidonia è quello del costo esorbitante. Vi do un numero, circa 150 euro a tonnellata. Vi posso dire che tra le due spiagge, la Marina e il Lido Azzurro, ci sono circa 20.000 tonnellate. A 150 euro a tonnellata sono un costo della rimozione di circa 3 milioni di euro. Poi ne arriva altra e siamo sempre qui. Qual è la soluzione del progetto che da tempo mi impatto, seppur ho avuto sempre la difficoltà della normativa, ma anche lì, confrontandomi con dirigenti sia del Ministero dell'Ambiente sia con i dirigenti della Regione Campania, avevo trovato la soluzione, però ci vuole il coraggio, perché il 152 del 2006, che è il codice sull'ambiente, dà la possibilità al sindaco di attivare una procedura. La procedura è quella di un'ordinanza sindacale
che consente al sindaco di agire quale pubblico ufficiale. Prendere la Posidonia, che era e anche oggi diciamo che è una base transitoria, è stata sempre trattata come rifiuto non speciale, come dice qualcuno, come rifiuto urbano, proprio per questo poi quando si va nello smaltimento ci costa 150 euro a tonnellata. Questa operazione io la facevo fare, disse al sindaco, falla con un'ordinanza sindacale, creiamo un sito di stoccaggio e la togliamo ogni qualvolta che si spiaggia e la portiamo in questo sito di stoccaggio. Non l'ha mai voluto fare. All'inizio dell'anno c'è stato un sottosegretario al Ministero dell'Ambiente della Lega che ha fatto una norma transitoria perché dovevano risolvere un problema in particolar modo sulle eruzioni dell'Etna, dove ci stavano le ceneri che aveva sommerso una serie di città del Catanese, e lì allora si è trovato la soluzione di agganciare sia il problema delle ceneri, che anche lì diventava un costo esorbitante per lo smaltimento, ancora più oneroso rispetto alla nostra Posidonia. Allora sono stati agganciati sia la Posidonia che le ceneri con una norma transitoria, non è più rifiuto, i comuni hanno la facoltà di riutilizzare il prodotto. Ecco, quello che intendavo di far capire al mio sindaco, oggi la norma ce lo dà, seppur non è una legge, il 31 dicembre 2022 scade questa norma transitoria. Il sindaco ancora dorme e non riesce a capire che era il percorso da seguire, lo dico in questo progetto, perché poi abbiamo avuto la fortuna di avere anche 500.000 euro da parte della Regione Campania proprio per sperimentare questo percorso. È un percorso molto semplice, si prende la Posidonia, la si vaglia, si lascia a terra le sabbie, così non saccheggiamo i nostri rimini, lasciamo la sabbia a terra, prendiamo il fogliame, lo portiamo in questo sito di stoccaggio, lì viene effettuato poi un lavoro di riuso, di riutilizzo, dove? In agricoltura, in bioedilizia e nella cosmesi. Glielo sto dicendo dal 2 settembre al sindaco di Agropoli. Oggi sembra che forse verrà fuori una soluzione di smaltimento, ve lo dicevo già adesso, toglierà 3.000 tonnellate, perché a 150 euro sono circa 450.000 euro, e si è bruciata la possibilità di creare un processo di filiera che dava poi modo di seguire sempre ad ogni spiaggiamento, quando ci sono le condizioni di balneazione, se no si rimane là, perché ve lo torno a ripetere, noi dobbiamo far capire che la Posidonia deve rimanere sul litorale. Quando ci sta il periodo della balneazione la prendiamo e facciamo questa operazione di filiera. Non l'ha capito, si è andato in tutti i modi, vediamo che cosa verrà. E questo è il problema che Massimiliano diceva sul progetto Posidonia. Conoscere è la terza azione del progetto Destinazione Agropoli. Cioè, conoscere Agropoli per noi è fondamentale, dare una nuova immagine alla città, perché l'immagine che è oggi ibrida, noi non siamo né una città che fa turismo, né una città che fa commercio, è una città ibrida, io la definisco. E credo che sia fondamentale strutturare innanzitutto l'ente comunale, dove ancora oggi abbiamo le difficoltà nell'accogliere le persone. Cioè, voi se venite in comune e troviamo delle persone anziane di tutto rispetto, i famosi nonni civici che accolgono le persone all'ingresso del palazzo di città, nel momento che gli viene formulata una domanda non sanno rispondere perché nessuno gli ha detto cosa deve dire. Dice, ma dove sta l'ufficio? Non lo so, salite sopra e vedete. Allora è fondamentale per noi creare una struttura operativa che coordina quattro uffici fondamentali. Per noi il primo ufficio fondamentale è la formazione, perché è alla base di tutto. Quindi se non formiamo chi arriva nella pubblica amministrazione e chi ci sta, non riusciremo a fare il nostro lavoro. Per noi il progetto parte da un ufficio di formazione, poi l'ufficio di promozione turistica che si aggancia a perché vogliamo sviluppare una nuova comunicazione. Allora solo con un ufficio di promozione turistica che lavora 365 giorni all'anno possiamo poi cominciare a immaginarvi di andare in una città turistica. Come vi dicevo, l'ufficio relazione con il pubblico. Anche qui dobbiamo accogliere le persone, turisti, ma gli stessi cittadini che hanno bisogno di informazione e di accoglierli in un modo dignitoso, con delle professionalità, con dei giovani preferibilmente.
che abbiano anche questo percorso di crescita all'interno della pubblica amministrazione. Poi un altro ufficio fondamentale è l'ufficio del volontariato e del mondo dell'associazionismo. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno dell'altro. La protezione civile in questa città ha dimostrato veramente il suo valore. Se mi consentite, anche questo lo potete raccontare ai cittadini. Sono stato colui che ha messo in piedi il progetto di protezione civile in questa città. Quando gliene parlai a Franco Alfieri, mi diceva, vedi tu, il comandante Crespino, che stava prima del comandante Crocegna, mi disse, io ho tentato sempre, sono qui presente da circa 40 anni, ma non sono mai riuscito a fare un gruppo di protezione civile. Ci siamo riusciti, oggi il gruppo vanta circa 40 persone, è un gruppo che ha dimostrato durante la pandemia di essere di grande supporto all'amministrazione comunale e ha dato veramente valore a quelli che sono i valori che ogni famiglia nel momento che si trova in una condizione del genere è fondamentale che ci sia la vicinanza di qualcuno, perché poi tanta gente si allontana, gli undori, e allora i ragazzi della protezione civile hanno mostrato veramente un cuore e questa cosa fondamentale è il mio vanto. E credo che sia importante rafforzare la protezione civile in città come tutto il mondo dell'associazionismo, però quel mondo dell'associazionismo che non deve vivere di assistenzialismo. Questa è una cosa che dovete dire, perché se avrò il piacere io non assisto nessuno, io voglio essere a fianco al mondo dell'associazionismo perché si devono fare i progetti. Oggi si parla tanto del piano nazionale di resilienza e rilancio, però mancano i progetti che poi dopo vi farò vedere. L'idea nostra qual è? Quella della struttura organizzativa di piani e programmi, che è fondamentale in una città che deve pianificare e programmare il presente e il futuro. Il piano nazionale di resilienza e rilancio oggi è fondamentale, è un'opportunità che ci dà l'Europa, e il Comune di Agropoli, vi do una notizia, ha presentato un progetto sulla Landolfi ed è stato bocciato, perché come tutte le cose si improvvisa, non si pianifica, non si fa una banca progetti. Ecco perché è fondamentale una struttura operativa che nasca e ha un percorso. Qui abbiamo l'amico Francesco che è un professionista sull'europrogettazione. Noi abbiamo i giovani che possono fare questo, però si arriva a delegare sempre alle figure apicali del comune, delle figure che improvvisano tutto e poi abbiamo i risultati delle bocciature. Poi ci domandiamo perché Agropoli non riesce a prendere dei finanziamenti comunitari. Agropoli ha fatto degli investimenti, abbiamo fatto investimenti per sbagliare 1 milione di euro, però li abbiamo fatti con i fondi del bilancio comunale. Sapete che cos'è? È quell'indebitamento che si parla da anni, che il Comune di Agropoli oggi è proprio ai limiti. Questa è un'altra cosa che dovete sapere, perché è bella. C'è il Comune di Agropoli, gli investimenti forti che ha fatto, ha creato delle criticità al bilancio dell'ente, che è cosa ben diversa degli investimenti che arrivano i finanziamenti dal piano nazionale di resilienza e rilancio. Quando si fa un indebitamento è per quello che entra, tu fai un debito che sei proprio a saturazione, poi qualsiasi inconveniente sei in ginocchio perché non riesci a trovare un euro per poter poi fare delle attività che sono necessarie. Il Comune di Agropoli oggi è in queste condizioni, è una condizione drammatica sotto l'aspetto economico-finanziario, però noi abbiamo il coraggio, qui ci vuole il coraggio e vi torno a dire sempre l'esperienza e la competenza per affrontare una problematica del genere, perché leggere un bilancio, avere il coraggio di portare avanti un'amministrazione con la consapevolezza che ci sono grossi problemi finanziari, si deve avere il coraggio e la competenza, se non si va da nessuna parte. Questo è un altro messaggio che dovete spiegare ai cittadini, che quando si sceglie il sindaco, tutto il rispetto verso il professionista medico, però vi posso dire che questi professionisti medici di queste tematiche sono totalmente digiuni e non possono costruire quel vestito di cui parlavo prima della nuova Agropoli, non sono nelle condizioni di costruirlo. E andiamo, ecco, come vi parlavo prima della struttura organizzativa del piano piani e programmi, un'altra struttura insieme ai piani e programmi, facciamo una struttura
organizzativa per il cittadino. Ritorniamo sempre a dare al centro il cittadino, perché è fondamentale che ci sia nella nuova struttura che noi ci immaginiamo, la nuova governance, è quella di creare una struttura dedicata proprio al cittadino, tutte le esigenze, perché non è possibile che noi ritorniamo dal cittadino quando ci sono le difficoltà dell'ente e poi lo abbandoniamo, non gli diamo notizie. Ci sono tanti amici che mi hanno portato in questi giorni, arrivano cartelle pazze, cartelle affidate a un concessionario, che anche lì come gruppo ci siamo battuti e non ci siamo riusciti a sventare questo concessionario che non conosce nessuno, conosce soltanto giustamente il sindaco, e chi ha indicato al sindaco il concessionario, ed è un concessionario che deve recuperare, farà pignoramento sui conti correnti, sarà un disastro. A me dispiace, abbiamo l'avvocato Nastro qua che sicuramente qualche cliente è venuto già da te, e questa è qualcosa di drammatico, perché pensare di fare il bilancio dell'ente ritornando sempre a spese dei cittadini dopo che si è fatto una spesa senza oculatezza, i risultati sono quelli poi che si devono trovare le risorse per poi far andare avanti quotidianamente l'ente. Il Borgo Medievale per noi è un altro punto fondamentale, il centro storico non è solo il castello. Io vi faccio un esempio, con il consigliere Bufano durante il Natale siamo andati al centro storico e abbiamo trovato un mare di persone che attendeva di entrare nel castello e vedere Destinazione Natale. Lì poi è stato per me un dramma, perché avevo già in testa Destinazione Agropoli, vedere Destinazione Natale già è stata una situazione di mare, speriamo bene. E quel tipo di destinazione non esiste proprio. Noi abbiamo un centro storico bellissimo, ogni punto del centro storico può essere un punto come sta all'interno del castello, dove ci possono essere temi specifici, e noi imbottigliamo le persone che fanno file di ore intere e non facciamo vivere il centro storico, per poi far raggiungere il centro storico con un'idea che nei centri storici, se andiamo al nord, io sono innamorato di Spoleto, andare a Spoleto e prendere una scala mobile, ti visti Spoleto che è bellissima. Noi ad Agropoli con due scale mobili daremo modo, una che parte da Piazza delle Mercanzie, questa è un'altra cosa che dovete dire, e un'altra da Corso Garibaldi, e raggiungeremo il centro storico senza portare le macchine sopra, perché le macchine sopra ci dovranno andare soltanto i residenti, questa è un'altra cosa che dovete dire, e le attività produttive, il resto deve andare con le scale mobili o con un servizio, una lettera, torniamo sempre ai trasporti. Frequentare Agropoli. Che cosa significa frequentare Agropoli? Fare in modo di chi visita Agropoli per la prima volta di ritornarci per una breve o lunga vacanza, un breve soggiorno o un lungo soggiorno. Questo per noi è essere l'obiettivo principale se vogliamo parlare di turismo, perché se no altrimenti diciamo altro. Allora, coloro che scelgono Agropoli per le proprie vacanze, gli dobbiamo dare qualche cosa, non ecco il mare, il verde, ma se non ci sono servizi, se non c'è un'organizzazione, allora qui entra in campo una pianificazione. E questa pianificazione che ci siamo immaginati noi, innanzitutto di istituzionalizzare quattro eventi in quattro periodi dell'anno. E noi li abbiamo immaginati nel Natale, nel Carnevale, nel periodo di aprile e maggio, che è il periodo che siamo prossimi, creando una maratona dello sport dal torneo internazionale fino ad arrivare ai campionati di atletica, per poi ritornare a settembre, sempre di stagionalizzare, perché il periodo estivo lo conosciamo e lì andremo a fare un'altra pianificazione. Però il periodo di settembre l'amico Gianni sta sviluppando un bellissimo progetto, perché ci agganceremo al settembre culturale, perché va bene il settembre culturale, ma non basta, perché gestire settembre culturale in questa modalità credo che non stiamo facendo turismo. E Gianni svilupperà un festival del cinema, tante idee che poi sarà stesso Gianni a raccontarvi nelle prossime volte che ci incontriamo sicuramente. E vi dicevo, le 52 settimane dell'anno noi li svilupperemo con un brand che l'abbiamo denominato il Weekend Agropolese.
In questi fine settimana turisti, visitatori si dovranno innamorare di Agropoli e si dovranno innamorare perché avranno avuto modo di riscontrare la qualità, allora quindi sarà una sinergia anche con le attività produttive e lì chiederemo al mondo delle attività produttive, in particolar modo del comparto turistico, di avere una formazione anche lì che guarda quell'offerta turistica in un modo diverso da quella attuale. Per noi, vi ripeto, Agropoli dovrà vivere di turismo 12 mesi all'anno. Ecco, il turismo è un degrado, 4 eventi. L'ultima azione è vivere, non è nient'altro che la sintesi di tutte e quattro azioni che vi ho raccontato. Ma in buona sostanza noi partiamo dalla nascita dei nostri figli e daremo modo a loro di avere delle asili nido, ma quello che vi racconterò dopo, delle scuole diverse da quelle attuali, perché noi oggi abbiamo un'offerta scolastica molto scadente. Proprio all'indomani della pandemia noi ci ritroviamo questi ragazzi che li abbiamo tenuti chiusi in casa e oggi li riportiamo in ambienti scolastici dove conosciamo bene la didattica come viene sviluppata, in ambienti simili a questo, sempre frontale, non vi è proprio una visione di fare una didattica diversa. È chiaro, se noi non creiamo degli ambienti diversi, noi ci ritroveremo a replicare le stesse modalità. Noi faremo dei progetti specifici sul polo scolastico dove andremo a creare delle strutture totalmente diverse da quelle che oggi stavano ricandidando progetti, fortunatamente le hanno bocciato Gianni, perché se veniva approvato un progetto di 12 milioni e 4 di demolire la Landolfi e di farla nelle stesse dimensioni, che va bene perché diciamo lo spazio è quello, però ci vogliamo rendere conto che includiamo di nuovo i ragazzi, non gli diamo ambienti diversi dove possono fare una didattica all'aperto. Queste sono tutte condizioni che in altri paesi, ma già nelle nostre città, da Roma verso Milano, si fanno questi tipi di polo. Invece da noi volevamo demolire e ricostruire lo stesso contenitore. Follia vostra. Questo l'ho solicitato, i 12 milioni che il sindaco. Io gli ho detto in consiglio comunale, dobbiamo ritornare sull'argomento perché forse qualcuno non ha visto il consiglio comunale, quando il sindaco ancora nella programmazione triennale inseriva i 12 milioni e 4 del progetto della Landolfi e io gli ho detto, vedi che forse non mi risulta, il progetto è bocciato, fortunatamente. E niente, vivere, come vi dicevo, è la sintesi, per noi chiude tutti, dai bambini ai nostri giovani, perché arriviamo ai giovani, i giovani per noi dobbiamo trattenerli nella nostra città, non possiamo immaginare che arrivano alla maturità e già immagino che devono trovare altrove il loro futuro. Per noi è una sconfitta, per chi fa politica come me io mi sento fallito nel momento che vedo mia figlia che già parla che l'anno prossimo se ne va dalla città di Agropoli. Allora noi cercheremo, innanzitutto abbiamo già avuto modo di contattare l'Università di Salerno per istituire dei corsi di laurea in città, cioè per noi è fondamentale che la formazione sia al primo posto. E il tempo libero con le strutture sportive, con tutte quelle che sono le possibilità, come la mobilità che dobbiamo dare ai nostri giovani, si parla tanto dell'alta velocità, anche lì un tema che va chiarito, perché il nostro problema non è l'alta velocità, cioè si sta facendo una battaglia sull'alta velocità. Per me ritengo che sia fondamentale che ci sia un collegamento con Salerno con dei treni che sono diciamo dei piccoli pendolini che vanno avanti e indietro. Per noi sarebbe l'ottimo, perché in 15 minuti tu ti porti a Roma e Salerno con pochissime fermate, e allora però ripetute diventa tipo una metropolitana. Allora che serve spendere 400-500 milioni di euro per la nostra linea quando possiamo fare con gli stessi binari, possiamo realizzare il pendolino e devono soltanto implementarlo in termini di percorrenza. Questa è la sintesi che cerco di far capire. Ancora oggi parliamo di alta velocità, l'alta velocità si arriva a Salerno, l'importante è che il collegamento da Salerno a Agropoli sia rapido. Noi oggi per arrivare a Salerno una macchina con un treno, un'impresa,
questa è la cosa da far capire. Il sindaco di Europa si deve battere su questi tavoli sovracomunali proprio per ottenere, diciamo, il superamento di queste difficoltà. Speriamo che ci riusciamo a farglielo capire. Come dicevo prima, l'obiettivo nostro è quello di invogliare i cittadini e i turisti a scegliere proprio quale luogo di residenza ideale per poterci vivere con fiducia e serenità. La sintesi è questa, cioè il concetto è che questa città va vissuta e non abitata. Cioè, penso che avete avuto modo di verificare, è una città grandissima, vede 3.000 abitanti, ma buona parte l'abita, perché tutte le proprie attività, sia quelle lavorative e sia quelle anche di shopping e altro, decidono di farlo altrove. Il nostro obiettivo è di farle fare qui, allora viverla la città. Noi per poterla farla vivere dobbiamo creare le condizioni, come si diceva prima, i trasporti. E arriviamo ai progetti speciali, proprio perché i 5 progetti speciali, uno dei 5, ecco, sono i trasporti. Per me la mobilità green è fondamentale, perché se vogliamo far vivere la città, innanzitutto va pianificata in termini di mobilità. E per noi è fondamentale la mobilità green, creando piste ciclabili e piste che non sono ciclabili diciamo nel senso che noi avremo una tipologia di pista ciclabile, si chiama mobilità LED. Ormai sarà diffusa in ogni parte del mondo, dove la mobilità LED darà la possibilità di far vivere alle famiglie, ai residenti, un percorso dove non è di ostacolo l'autovettura, perché nel momento che noi arriviamo davanti alle attività commerciali, perché il nostro grande problema è quello del centro cittadino urbanizzato, e intervenire su un'urbanizzazione già fatta e immaginare che la si può risolvere demolendo tutto è impossibile. Allora soltanto con una mobilità lenta, eliminando alcuni parcheggi però realizzabili in punti strategici, diamo la possibilità di far vivere la città come sia un centro commerciale all'aperto. Ci immaginiamo l'outlet, Cilento Outlet, nel piccolo. Noi lo faremo nella città, in particolar modo nella zona del centro cittadino, nel percorso di via Pio X, via Salvo d'Acquisto, risale di nuovo per via Arcide De Gasperi per poi arrivare al centro e via Risorgimento che chiude sul lungomare. Questa sarà un po', diciamo, l'idea di collegare dal nord al sud verso il mare la mobilità green. Il grande attrattore, parto dal basso verso l'alto, il grande attrattore che ci siamo immaginati per la nostra città per cercare di vitalizzare il centro della città è il polo museale virtuale, questo contenitore che diventa un punto di attrazione per la famiglia, ma in particolare per i piccoli, che sono poi l'effetto che trascinano le famiglie dove decidono loro. E il nostro attrattore sarà quel contenitore dove, grazie a questo percorso virtuale, noi avremo la possibilità di far vivere ai bambini il mondo del mare. Gli mettiamo la maschera e gli facciamo vivere questo ambiente in un percorso subacqueo. Nello stesso tempo stiamo dando un'informazione, qual è? Quella di far conoscere non solo il mare, ma tutta la nostra città. Con questo percorso virtuale la famiglia avrà modo di conoscere la città di Agropoli e in particolar modo il Cilento, perché non ci dimentichiamo che è il più grande attrattore di questa terra, è il Cilento insieme. E noi non dobbiamo vivere di campanilismo, dobbiamo far capire a tutti che soltanto facendo rete, sistema, riusciamo a vendere il prodotto Cilento, e Agropoli che nella capitale ne prende i maggiori benefici. E allora questo polo museale sarà un polo dove rappresenteremo i nostri prodotti tipici e faremo vivere giustamente in questo modo virtuale la conoscenza dei nostri prodotti di nicchia, dal figo, ai vini, all'olio, all'artigianato locale che teniamo. Noi abbiamo un artigianato locale però rimane fine a se stesso, e allora anche lì metteremo dei laboratori all'interno di questo grande contenitore dove i bambini tenderanno di produrre qualcosa insieme all'argilla, e grazie ai nostri maestri, ci sono ancora delle famiglie che abbiamo la fortuna di avere in città, però non le valorizziamo. Noi tenteremo di far conoscere in questo modo la nostra città e il nostro Cilento. Massimo, dove vi andate a realizzare il
verrà realizzato al centro, e questo l'ho detto prima, proprio per dare un supporto sull'ex Landolfi, sul parcheggio Landolfi. Noi ci immaginiamo tre piani di parcheggi sotterranei sopra questa piazza coperta, e all'interno di questa piazza coperta ci sta questo contenitore che creerà una serie di sale virtuali per un percorso veramente bellissimo e da vivere. Il polo del turismo, se vogliamo essere quella città che vuole vivere di turismo, deve insegnare a fare turismo. E questo polo l'abbiamo immaginato dove sta l'area mercatale Agropoli Sud, dove questo grande contenitore ospiterà innanzitutto un'alta scuola di formazione sul turismo. Ma l'alta scuola non è l'attuale istituto alberghiere che troviamo a Pestum o a Vallo Scalo. Noi faremo un'alta scuola innanzitutto per chi vuole fare impresa del turismo, perché la cosa più mortificante quando arrivano dei finanziamenti comunitari di commercialisti, come la vogliono Gigi Rizzo, che è commercialista Gigi, chiamano questi giovani e dici fai questo progetto, per il quale ci sta il 75% a fondo perduto e l'altro 25%, ma non ti preoccupare, poi fai le fatture conviate. Ecco, questo fenomeno deve essere arrestato, perché in tutti i sensi, perché si continua a imbrogliare i giovani, a avviarli verso un falso in bilancio, quando i percorsi devono essere altri. E allora innanzitutto il giovane deve essere formato. E l'altra scuola di formazione per noi è fondamentale. In questo grande contenitore ci saranno poi negozi commerciali di tutte le attività produttive, dei prodotti di nicchia, ci sarà la mensa, una mensa bellissima dove noi daremo supporto ai giovani che vengono in città durante il periodo scolastico, e creeremo la possibilità, con prezzi bassissimi, l'opportunità di far mangiare i giovani presso questa mensa e di dare aiuto agli ultimi. Soltanto una volta al giorno, però daremo sicuramente assistenza anche agli ultimi. Ecco, qualcuno quattro giorni in comune mi ha richiamato, dice ma sul sociale presidente, vediamo ancora presidente, dice non avete avuto un'attenta riflessione. Gli dico guarda bene, perché credo che immaginare di dare un supporto agli ultimi, credo che è il bello sociale. Poi ci sta chi costruisce le cooperative per fare un sociale diverso, ma non apparterrà sicuramente a loro. Allora il contenitore del polo turismo, vi ripeto, sarà un contenitore polifunzionale, dall'alta formazione alla struttura che servirà per commercializzare tutti i prodotti nostri, a questa grande mensa dove ci saranno dei grandi chef che faranno da scuola tutti coloro che vogliono intravedere il percorso enogastronomico, ma sarà anche quella mensa che supporterà gli ultimi e il mondo della scuola durante il periodo scolastico. Polo scolastico, come vi dicevo prima, verrà ubicato dietro l'ospedale, è un'area che abbiamo individuato. Qualcuno sarà nel bosco, c'è chi pensa di fare ulteriori appartamenti. Noi ci abbiamo immaginato di fare un polo scolastico di 20.000 metri quadrati, una scuola che va ad inglobare un po' tutto il primo circolo della Landolfi, tra l'infanzia integrata, poi vi dico che cos'è l'infanzia integrata, e la primaria. L'infanzia integrata sarà non da 3 anni a 6 anni, che è la classica scuola materna, ma noi andiamo a prendere anche quella parte degli asili nido, 3 mesi, 3 anni. Questo contenitore avrà, diciamo, una struttura dedicata ai bambini di 3 mesi, 3 anni, che è la, diciamo, è la preinfanzia, chiamiamola così, che si completa poi nel ciclo dell'infanzia con i 3 e 6 anni, per poi passare alla primaria, ma con una struttura modello liceo scientifico. E visto che l'ho costruito io, me ne voglio vantare, perché quello è un progetto che ho costruito io come imprenditore, e credo che quello è il modello da realizzare se vogliamo immaginare una scuola diversa, con ambiente esterno e tutto. L'ultimo intervento dei 5 progetti speciali è il polo tecnologico innovativo. Anche qui è una sfida avvincente. Stasera non c'è il Vito Rocco, che poi riprenderemo. È venuto, ma lo dobbiamo comunque riprendere. E lui poteva raccontare, perché è stato lui a stimolarmi su questa progettualità. L'ho immaginata subito al nord della città, nell'area PIP, località Mattine,
Noi abbiamo un'area che io, assessore, sono riuscito ad avere un finanziamento per renderla urbanizzata. Tecnicamente urbanizzata significa creare tutti i sottoservizi, strade, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione. Se passate le mattine, guardate stare, insomma, che ci devono fare? Anche lì mi sono battuto nel sito d'Europa, non riuscite a capire la grande opportunità che sviluppa quell'area. Noi come primo intervento ci immaginiamo questo grande contenitore del polo innovativo tecnologico. In buona sostanza lì ci sarà un habitat per tutti gli informatici. Ormai il mondo del digitale, come avete visto, anche lo stesso governo Draghi è individuato in una figura fondamentale, Vittorio Colao, che è il amministratore delegato, è stato amministratore delegato di Vodafone, ha preso questa sfida per portare avanti la transizione digitale. La transizione digitale è fondamentale, ormai ogni processo lo facciamo con questi mezzi. Ad Agropoli creeremo questo contenitore per gli informatici che di questa terra vanno via. Li tratteniamo qui, cerchiamo di attrarre imprese del mondo del digitale che hanno bisogno di quest'app, perché questo è un grande contenitore. Anche le aziende già di settore cercano delle aree come l'abbiamo immaginata noi. E poi il tutto, vedete come chiude, sarà di supporto in particolar modo all'industria del turismo, perché oggi se vogliamo attrarre nel mondo i potenziali visitatori, utenti, e dobbiamo entrare con il mondo informatico. E noi, grazie al supporto che questa struttura metterà a disposizione di tutte le attività produttive della città, noi saremo competitivi e chiudiamo l'anello per quello che è il progetto Destinazione Agropoli, perché, ritorno a ripetere, noi vogliamo fare turismo in questa città. Idea e progetto. Ho avuto la fortuna di conoscere un professore universitario di Perugia, ha fatto il professore, è andato in pensione, è venuto nel Cilento, innamorato del Cilento, mi spinge molto sul progetto sempre di far capire quanto è importante vendere il prodotto Cilento. E lui condivide con me che Agropoli, che è la capitale, può essere, ecco, da volano per far partire definitivamente un progetto diffuso con una rete tra tutte le strutture produttive turistiche, e che possono creare proprio un brand definitivo per vendere il prodotto Cilento in tutte le parti del mondo. Il professore mi ha dato tre contributi bellissimi, grazie a Gigi Liz e l'avvocato Bernardo D'Azzurro, hanno sviluppato tre progetti che vi invito a leggere: quello della scuola dell'alta formazione che vi dicevo prima, quello dell'archeologia rurale e della dieta mediterranea, perché poi noi chiudiamo tutto sempre sul contenitore del turismo sostenibile, nel vendere il prodotto della dieta mediterranea, che lo fanno a Pioppi, dove è stato giustamente l'americano. Ma noi ad Agropoli possiamo essere, ecco, la porta d'ingresso del Cilento per poter far spiegare a tutti quanto è fondamentale la dieta mediterranea. E poi ambire a quel sogno, come si diceva prima, essere protagonisti a livello internazionale e cercare di far arrivare nella nostra città, nel nostro territorio, un turismo di qualità. Questo è l'obiettivo principale. E questo è il punto più bello. A voi quali idee e progetti avete in mente? Allora, diffondete tra amici, parenti, professionisti che avete modo di incontrare quotidianamente, di darci un contributo, dei suggerimenti di come possiamo arricchire il nostro progetto Destinazione Agropoli. Voi stessi, mi diceva prima Massimiliano, avete già dato delle piccole indicazioni, integriamole. Noi sino al 10 di maggio, vi do una data, possiamo integrare il programma che sarà poi allegato alle liste per la presentazione poi della candidatura mia e vostra, di quelli che sono tra di voi candidati. Massimiliano. Io, dopo le parole di Massimo, penso che non ci possa essere altro che fargli i complimenti e bravissimo per il discorso, complimenti. Gigi vuole aggiungere qualcosa? Però ferma di Gigi, microfono! No, no, perché la difesa della categoria, perché giustamente, no, giusto per far presente che la maggior parte di questi finanziamenti sono monopolizzati da società e figure professionali che
forse sono molto collegato al mondo politico e commercialista, perché l'interesse del commercialista è far andare il più possibile avanti le aziende, tramandare da generazione a generazione, e quindi questi problemi per un finanziamento che invece non averli, quindi il discorso del penso che non è il nostro interesse. Non mi aveva sottolineato questa visione. Non lo so, vogliamo finirla qui o... Sì. E allora, un attimo, allora passo dal pubblico, prima di tutto faccio presentare velocemente, non a noi che abbiamo iniziato. A di voi, così mi tra di voi. Allora, passo direttamente dal primo, che è Aldo, qui. Aldo, come ti chiami? Chiamo Aldo Giudice. E cosa fai? Faccio il ricercatore sui tumori, purtroppo. Ricercatore universitario. Un ricercatore all'Istituto dei Tumori di Napoli, a Pascale Campo. Adesso un incarico alla facoltà di medicina di Pascale Campo. Per noi, prego. Buonasera, sono Francesco Morelli, sono un europrogettista certificato. Sto terminando attualmente la mia laurea magistrale in economia, governo e amministrazione. E sono stato coordinatore provinciale di Cambiamo Coraggio Italia, adesso è diventato. Quindi a me fa molto piacere essere qui e soprattutto il fatto di trovare un progetto valido mi ha fatto decidere e prendere per appoggiare Massimo. Sono molto contento, sono emozionato, quindi davvero il progetto è valido e soprattutto è concreto. Cioè, oggi si è parlato di innovazione tecnologica, si è parlato di mobilità green, si è parlato di polo turistica e polo di formazione per Agropoli. Cioè, se oggi vediamo Agropoli e vediamo il progetto che ha presentato Massimo, cioè stiamo parlando di futuro proprio, cioè è come se fossimo 5, 10, 20 anni avanti. Quindi davvero sono molto contento, mi fa piacere essere qui. Grazie Francesco. Bene, ho imparato subito il suo nome. Benedetto Benni, America. Buonasera, sono Benedetto Infante e diciamo questa è la prima volta che ho un'esperienza politica attivamente. E sono studente di ingegneria gestionale della logistica e produzione a Napoli e in sostanza sono molto felice di far parte di questo gruppo, diciamo, politico e spero di riuscire a darvi idee e spunti per questa campagna. Diciamo, non ho molto da dire, però spero di aggiungere poi magari altre parole, altre cose molto significative. Grazie Benny, devo dire la verità, appena si è seduto prima vicino a me ha iniziato già a dare dei suggerimenti, quindi ne ha molti da dare. Avvocato? Io non sono candidato, è candidata mia moglie, però dopo questo io Massimo mi vuole voglia di candidare il mio, lo vedrà. Ci sto pensando seriamente. No, va bene così, faccio l'avvocato, sono mio anastro, mia moglie è casalino, purtroppo con tre bambini abbiamo avuto un piccolino con la febbre ieri sera, quindi vuole stare con la mamma e poi dormire. Però Massimo mi ci devo pensare bene, perché ti ho sentito, ti ho ascoltato e... Devi convincere altri, vai, ti diamo questa cosa. Sì, mi dispiace che ce l'abbiamo in pochi stasera, perché pensavo che ci fosse scritta. No, ma abbiamo pensato una volta il Covid, perché sono 64 i candidati. Perché c'è una persona che è dell'ambiente, allora è stata una volontà di fare piccoli incontri parziali per evitare che fossimo in tanti all'interno di questa il discorso che avevo fatto Massimo era possibile
vedevo da qualche parte le farò sentire, perché veramente è stato siamo partiti da una registrazione interna per noi stessi, poi il candidato deciderà se divulgarlo. Siete voi responsabili della comunicazione da parte. Direi lavoro di squadra, però quello che abbiamo fatto oggi lo replicheremo in diversi momenti, in diverse occasioni, in diversi momenti. Ci sarà la possibilità chiaramente, perché l'obiettivo è quello di promuovere e divulgare. Prego. È la moglie. Esatto. Buonasera a tutti, sono Isadora, papà. Anche per me è la prima esperienza, quindi sono felice di stare qua e di questo progetto, più progetti che spero andranno in porto, perché è meraviglioso, un cambiamento sarebbe una cosa splendida. Sono casalinga, sono una cantante e ho un figlio e un marito, quindi sono felicissima e spero di fare gruppo, di aiutarci e di comunicare pure il gruppo che ha detto tu, il gruppo con lì per comunicare, il gruppo WhatsApp, sì. E poi già condivido, posso farlo, no? Certo, già certo. La pagina, la rivendo, dovete farlo, e devo vedere come fare col fatto di poi dopo ci sentiamo e ti do le indicazioni. Grazie a te. Guarda che cosa bella, sì, ciao. Buonasera, sono Gennaro Di Francesco, figlio della candidata, e volevo dire che noi molto giovani che andiamo verso, vabbè, 18 anni in su praticamente, quasi nessuno è, non dico esperto di politica, vabbè, nemmeno io, però nemmeno appassionato, cioè non vanno a cercare notizie, quindi chi è? Non vado nemmeno a votare per questo. Io invece non dico che sono appassionato, però diciamo che il vostro discorso mi ha colpito, che mi ha dato voglia, io già sono appassionato un po' di politica, con questo discorso mi avrebbe voglia di partecipare attivamente alla campagna. Devi partecipare, mamma è però per questo io chiedo, già come un prossimo possibile punto, di sensibilizzare soprattutto la politica per i giovani, perché i giovani, e poi ci metto anche io in mezzo, in casa abbiamo una lista, sì sì, posso, infatti io seguo il suo canale, poi vado ci metto news su YouTube per sapere della mia città le varie notizie, però dei vari giovani è come se potessi anche poter andare in giro a dire ai miei compagni votiamo X o Y, però non si chiedono, a me chiedono votando. Che vantaggi mi dà lui o lei per me? Quindi sensibilizzare i giovani è complicato, perché mi metto qui in mezzo. Però se ci si prova forse ci si riesce. Poi un'ultima cosa, però questa è una cosa mia, che sono appassionato di storia, e da quando però ricordo non c'è stata una volta che il comune abbia organizzato qualcosa per la storia di Agropoli, che ne ha. Se si riesce a fare qualcosa pure per la storia di Agropoli, non sarebbe male. Grazie. Posso intervenire? Bravo. Come ti chiami? Gennaro. Allora, accolgo l'invito di Gennaro per un coinvolgimento giovanile, però devo anche dare testimonianza a voi amici cari, che inizialmente quando sono partito con la lista per i giovani, perché la nostra è una lista per i giovani, non giovani, attenzione, è diverso il discorso, noi vogliamo lavorare per loro, quindi la nostra lista accoglie giovani, non giovani, adulti, chiunque. Quando ho cominciato mi sono avvicinato per via della mia capacità, insomma, e possibilità conoscenza dei giovani, perché lavoro nelle scuole, realizzo i PON sulla comunicazione, sul cinema, e quindi ho avvicinato loro, i maggiorenni del liceo scientifico, i maggiorenni dell'istituto tecnico Vico De Vivo. Entusiasmo alle stelle,
avevo 3-4 candidati, credi di gennaio. Il giorno dopo mi chiamano e giustificano: Gianni, abbiamo poi parlato con i nostri genitori e hanno detto che dobbiamo pensare a studiare. Credetemi, 3 ragazzi di 3 diverse famiglie mi hanno dato la stessa risposta. Io adesso devo capire perché, se c'è un problema diverso a monte, ovvero non i genitori, o quantomeno i genitori però collegati a un discorso, diciamo, di costrizioni da parte di altra politica, che è quella che noi non vogliamo. Quindi io questa sera con te comincerò un discorso che mi prendo l'impegno di un coinvolgimento giovani, perché deve essere il mio riscatto, Gennaro, e il vostro riscatto. E quindi insieme parleremo per capire come raccogliere le adesioni di giovani come te. Grazie. Uno dei motivi di questa giustificazione è perché nemmeno quei genitori hanno la fiducia nella politica, giustamente, guardando il più in grande, e allora dicono: che ti promuovi a fare? Pensa a te, pensa al tuo futuro, e gli altri devono pensare male. E quindi si va sempre nel circolo vizioso dell'incompetenza. Tutto qua. Non hanno la fiducia, e quindi dicono ai genitori, ai figli: no, non ti preoccupare, vai qua, vai, pensa a te. E quindi per questo. Credo che questo sia il motivo principale, cioè, se ce ne sono altri, non lo so. Però questo è uno dei motivi principali, la mancanza di fiducia. Tu prendi l'impegno con me di organizzare degli incontri con i giovani in modo tale da attirare l'attenzione di altri, almeno per quanto riguarda i tuoi amici, che stimola. Cominciamo, io ci provo. Poi vediamo, è chiaro. Però Gennaro ci proverai con un supporto importante, con Gianni, il quale prenderà ad esempio ciò che tu hai detto e ti chiederà un supporto pratico proprio per, a causa e in vista del tuo impegno politico, della tua passione soprattutto, e quindi a lui tu la dai una mano e a noi darai una mano, e questa mano raccoglierà il consenso anche dei giovani, perché ci dobbiamo provare grazie a te, grazie a Gianni, la lista soprattutto per i giovani che non ci riusciamo. Grazie Gennaro. Buonasera, io sono Elisa Botti, sono una mamma di una bimba di 3 anni, sono un'impiegata in un'impresa, diciamo, nata ad Agropoli, un'azienda, anche se con sede a Capaccio, ma radicata nel territorio da anni. E prima di tutto, al di fuori di qualsiasi esperienza lavorativa, sono una studentessa, una laureata in scienze politiche, che non si è mai affacciata al mondo della politica, perché ho studiato la vera politica, quella che dovrebbe essere, no? L'ideale politico, e quando poi mi sono scontrata con la realtà fuori dall'università, mi sono accorta che la politica non è quella dei libri, quella degli uomini che combattevano per l'ideale e che magari l'obiettivo davanti agli occhi era davvero l'interesse politico, pubblico, anche se poi nella storia ci sono stati sempre, no? Gli esponenti che hanno pensato prima a se stessi, però ci sono stati tanti uomini che sono morti per gli ideali. Nella mia generazione, forse anche in quelle successive, di uomini così non ne ho visti ancora. Mi sono messa in gioco perché c'è una stima particolare con Gianni, con Raffaella, li conosco da tanti anni, so che portano avanti degli ideali, non degli interessi, e so per certo che se i loro occhi si sono fermati su Massimo ci sono dei contenuti e non delle apparenze. Sicuramente non ho un'esperienza alle spalle, ho persone fidate accanto, per cui non ho mai portato degli esponenti davanti che mi interessano per favorire le famiglie. Ancora credo in quella politica,
credo di aver intravisto oggi in quegli obiettivi qualcosa in cui credo e faccio parte di tante categorie di quelle di cui abbiamo parlato. Sono una mamma, quindi mi piace l'idea del polo scolastico. Sono una studentessa appassionata, quindi mi piace pensare che mia figlia, invece di andare alle giostrine rotte al parco comunale, vada in un polo virtuale. Mi piace pensare agli anziani che non riescono a salire gli scaloni, andare un giorno a rivedere la loro acropoli vecchia, come la chiamano loro. Quindi tanti punti mi piacciono di questo programma, sono contenta che Gianni mi abbia coinvolto. Sicuramente ci sarà stima altrettanto forte come per Gianni anche per il candidato a sindaco. Spero di apportare idee, qualcosina c'è già da proporvi. E niente, spero di incontrarci poi nei prossimi periodi e di scambiarci nuove idee, perché sicuramente tutto è migliorabile. Se il progetto è davvero dinamico, ascolterò anche chi sicuramente ha da dire, da proporre qualcosa a casa o nelle conoscenze, e vi farò da trasmettitore di idee, di critiche, anche di quelle magari, perché dobbiamo arrivare all'obiettivo insieme e da parte mia c'è tutta la disponibilità, quindi in bocca al lupo a tutti. Allora, mentre Annalisa, giusto? Sì. Mentre Annalisa parlava, io ho avuto una visione, nel senso che l'hai immaginato già su un palco, mentre faceva il suo primo discorso, che non sembra assolutamente essere il primo, e immaginavo la folla o le persone davanti a lei che la applaudivano, perché io non la conosco, è la prima volta che la vedo, mi sono emozionato mentre lei parlava. Sì, sì. Grazie. Allora, voglio dire, Simone, una cosa semplice. Salve, buonasera. Io sono intruso perché non appartengo a una comunità. L'autista! L'autista, comandatore! L'autista della nostra! Non ho qui con mia moglie, anche lei. Vabbè, io mi chiamo Carmelo Morandini, sono giovane da tempo da Bergamo. Vado ora, esatto. Grazie. Io sono Michela Magno, sono titolare di un centro estetico. Normalmente mi interesso delle donne, della bellezza delle donne, ma insieme a voi vogliamo aprire questo bel paese che veramente ha bisogno di tanto. Io ero un po' scettica, devo dire la verità, anche quando Gianni mi ha chiamato ho detto sì, per la stima che ho nei miei confronti sicuramente, però ero molto titubante, ma stasera con i vostri progetti non c'è da pensarci sopra, perché devo dire sono a 360 gradi, coprono tutte le esigenze di quello che ha bisogno a Agropoli, e allora insieme andiamo avanti, tutti insieme. Diciamo che io prometto alla fine per l'estetista, perché occupandomi anche di comunicazione, la comunicazione è avvenimento, è qualcosa che permette alle idee di volare nel cuore delle persone. Penso che le parole finali le devi dire tu, e poi dopo c'è un piccolo rinfresco, questa è sempre organizzazione e comunicazione. Ecco, adesso sono emozionato, perché le vostre bellissime parole mi danno quella forza giusta di crederci, e come rappresentiamo in questo progetto insieme arriveremo alla destinazione Agropoli. Grazie di cuore a tutti. Ok, nella stanzetta c'è il buffet. La qualità, E poi